Siamo allo stadio Adriatico, è pronto a partire il pullman con i giocatori del Pescara, pullman che con i grandi protagonisti della promozione effettuerà un giro per tutta la città di Pescara per tutto il pomeriggio fino a questa sera, pullman che attraverserà tutte le zone non solo della città di Pescara ma anche di Montesilvano, arriverà a Villa Raspa di Spoltore, poi fa ritorno in Piazza della Repubblica dove ci sarà la cerimonia di premiazione da parte della Lega Calcio di Serie B. Entusiasmo incredibile qui in Viale Pepe all'interno del piazzale dello stadio Adriatico dove ci sono almeno 6-7 mila tifosi, ma ne sono previsti tantissimi questa sera lungo le strade della città, il caso di dire una città nel pallone, con questa giusta festa per la promozione del Pescara in Serie A, per il ritorno dei biancazzurri nella massima serie dopo 4 anni. Come vedete, grazie anche le immagini di Roberto Pulimanti, il pullman sta uscendo dallo stadio Adriatico, c'è anche un ingente schieramento di forze perché ovviamente c'è tanta gente, bisogna garantire l'ordine pubblico, ovviamente c'è un'atmosfera festosa di grande entusiasmo, non potrebbe essere diversamente. Sul pullman lo vedete, ci sono tutti i giocatori del Pescara, ci sono i dirigenti, il presidente Daniele Sebastiani, Nico Di Tieri, i protagonisti di questa splendida cavalcata, ovviamente lo staff tecnico capitanato da Massimo Oddo, da tutti i collaboratori che hanno contribuito alla riuscita di questo campionato, alla conquista di un obiettivo importantissimo che riempie di orgoglio non solo Pescara ma l'intero Abruzzo sportivo.